Ciao, in quest'ultima lezione del primo modulo del corso di chitarra ritmica vorrei approfondire l'utilizzo del capotasto e in particolare studiare l'utilizzo del capotasto per la trasposizione e per l'arrangiamento. Il concetto del capotasto è semplice in principio, ovvero ci permette di accorciare la lunghezza del manico della chitarra. Quindi, se poniamo il capotasto in qualsiasi punto sul manico, anziché far vibrare le corde fra il capotasto della chitarra e il ponticello, faremo vibrare le corde fra dove poniamo il capotasto e il ponticello. Se ad esempio posizioniamo il capotasto al secondo tasto, quindi capo 2, in sostanza facciamo vibrare le corde fra il secondo tasto e il ponticello. Queste quindi diventano le nuove corde a vuoto che possiamo utilizzare per l'esecuzione di posizioni aperte sullo strumento. Andiamo quindi a vedere come possiamo utilizzare il capotasto per la trasposizione. Per far questo dobbiamo andare a rivedere gli accordi del sistema caged. Questo perché? Perché gli accordi del sistema caged sono tutti accordi che possono essere eseguiti in posizione aperta, ovvero sono accordi che ci permettono di eseguire appunto le cinque posizioni maggiori del sistema caged, ovvero Do, La, Sol, Mi e Re, in posizione aperta, ovvero utilizzando corde a vuoto. Queste cinque posizioni sono la posizione del Do, appunto, la posizione del La, la posizione del Sol, la posizione del Mi e la posizione del Re. Come sappiamo dal sistema caged, possiamo utilizzare queste cinque posizioni per eseguire lo stesso accordo spostandoci in diverse posizioni del manico. Per far questo però dobbiamo utilizzare ovviamente il barré, in quanto esiste soltanto una posizione che si trova in posizione aperta, ad esempio consideriamo il caso di Do maggiore, possiamo eseguire l'accordo di Do maggiore in posizione aperta in questa diteggiatura, ma se volessimo suonare l'accordo di Do al terzo tasto, quindi utilizzando la diteggiatura del La, dovremmo utilizzare il barré al terzo tasto, quindi. Oppure se volessimo suonare l'accordo del Do maggiore utilizzando lo shape, ovvero la forma del Sol maggiore, possiamo appunto utilizzare questo accordo, ma in questo caso utilizzando una mi ribarra al quinto tasto. Oppure possiamo utilizzare la diteggiatura del Mi maggiore, quindi spostando il Mi maggiore all'ottavo tasto e eseguendo un barré all'ottavo tasto. O infine possiamo utilizzare la diteggiatura del Re ed eseguire appunto la posizione del Re al decimo tasto, utilizzando quindi il dito numero 1 per eseguire il basso dell'accordo, ed eseguiremo quindi l'accordo di Do maggiore nella forma dell'accordo di Re. Ovviamente queste cinque posizioni spostate lungo il manico ci costringono ad utilizzare il barré. Il capotasto ci può essere utile per rimuovere la necessità di utilizzare il barré. Quindi, se ad esempio volessimo utilizzare la posizione del La maggiore per eseguire l'accordo del Do maggiore, possiamo porre il capo al terzo tasto ed eseguire l'accordo del Do maggiore utilizzando la posizione aperta, in questo caso del La maggiore. Quindi rimuoviamo la necessità di utilizzare il barré per eseguire appunto l'accordo del Do maggiore nella forma di La. Per studiare come il capotasto e l'utilizzo delle posizioni del sistema caged ci sono utili per la trasposizione, dobbiamo andare a studiare una progressione armonica, ovvero una combinazione di due o più accordi, e studiare come il capotasto ci sia appunto utile per spostare questa progressione in diversi toni rispetto all'originale. Per far questo vorrei considerare una progressione che abbiamo già studiato nella lezione precedente, ovvero la progressione primo, quarto, primo, che non era altro che la progressione che abbiamo utilizzato per suonare Born in the USA di Bruce Springsteen, ed è una progressione usatissima all'interno del repertorio pop e rock. Ma c'è un altro importante vantaggio che fa riferimento all'utilizzo del capotasto in relazione all'arrangiamento di cui ti vorrei parlare, in particolare l'utilizzo di accordi variati rispetto alle posizioni che abbiamo appena considerato del sistema caged, ad esempio accordi sus2, sus4, ad9, eccetera, per i quali ti rimando allo studio degli accordi che abbiamo appunto trattato nel corso livello 1 accordi. Per fare un esempio pratico, ci sono alcune posizioni, appunto del sistema caged, che permettono l'utilizzo di questi accordi in modo più semplice, ovvero hanno una distribuzione delle voci e una composizione appunto meccanica dell'accordo che permette l'utilizzo di quell'estensione con maggiore facilità. Ad esempio, nel caso del Re maggiore, per eseguire l'accordo sus2, dobbiamo unicamente rimuovere il dito numero 2. Ad esempio,
questo caso Re Sus 2, appunto, è un accordo che si esegue unicamente rimuovendo un dito dalla posizione caged originale. Oppure nel caso della maggiore, ad esempio, per ottenere lo stesso accordo possiamo rimuovere il dito numero 3, quindi la maggiore, La Sus 2. Se immaginiamo di voler eseguire questa particolare combinazione di voicing in un tono diverso dal La, ovviamente questo non è immediatamente intuitivo, in quanto questa particolare combinazione di voicing è efficace e funziona perché stiamo utilizzando le posizioni aperte di La e di Re. Ecco che se utilizziamo quindi il capotasto per trasporre questa stessa progressione, quindi questa stessa combinazione di posizioni in una diversa posizione del manico, possiamo utilizzare dal punto di vista dell'arrangiamento la stessa diteggiatura ma cambiare il tono. Ad esempio, se posizioniamo il capotasto al terzo tasto, possiamo eseguire esattamente la stessa combinazione di accordi, in questo caso però eseguendo gli accordi di Do e di Fa. Per fare un esempio pratico di come questi due concetti dell'utilizzo del capotasto per la trasposizione e per l'arrangiamento ci sono utili in un contesto reale, vorrei fare un passo indietro e ridare un'occhiata al brano che abbiamo studiato nella lezione precedente, ovvero Born in the USA, e vedere come appunto l'utilizzo del capotasto ci è utile per utilizzare differenti posizioni del sistema caged per suonare appunto il brano, ma anche diverse estensioni e combinazioni per l'arrangiamento. Ad esempio, l'unica combinazione che abbiamo considerato nella lezione precedente era quella del capotasto al secondo tasto, e in questo caso quindi l'utilizzo degli accordi di La e di Re per eseguire gli accordi reali del brano, che sono l'accordo di Si maggiore e l'accordo di Mi maggiore. Ma alla luce di questa lezione possiamo andare oltre e studiare altre possibilità. Ad esempio, se spostiamo il capotasto al quarto tasto, in questo caso possiamo utilizzare le posizioni del Sol e del Do. Quindi